Oggi parleremo di MIDI. Oh, benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio affrontare un argomento che dai commenti da un po' di tempo vedo che magari quelli più anzianotti che sono abituati a lavorare con synth vintage e poi sono passati insomma a collegare queste macchine via USB la danno per scontato, ma le nuove generazioni ho visto che magari hanno un po' di confusione su cos'è il MIDI e come collegarlo ai propri computer e con la propria DAB naturalmente. Allora, adesso vi faccio vedere tre tipi di connessioni che potete trovare nei vostri sintetizzatori virtuali delle vostre batterie elettroniche. La cosa più classica che potete trovare è come questo Korg Minilog, dove ha soltanto un MIDI in, MIDI out, ingresso e uscita USB. Partiamo da un cenno storico. Il MIDI è nato all'inizio degli anni 80 perché le varie case produttrici di sintetizzatori, sequencer, expander e chi più ne ha più ne metta, sentirono la necessità di creare un protocollo di comunicazione comune a tutti quanti che fosse uguale e con quello standard si potesse andare avanti negli anni. Effettivamente, tra altre basse, sono una quarantina d'anni che bene o male questo protocollo esiste in diverse forme, ma presso a poco è rimasto invariato nel concetto e ce lo troviamo anche oggi. I primi sintetizzatori vintage, qui abbiamo un Juno Alpha 1 che degli anni 80, che poi è una cosa che si è protratta anche negli anni 90 e primi anni 2000, avevano soltanto, come vedete, MIDI in, MIDI out e MIDI through. Cos'è? Il MIDI in ovviamente serve per ricevere l'informazione dal sequencer o dalla nostra DAW per quanto riguarda le note che deve suonare o i vari parametri che devono essere modificati nel sintetizzatore. MIDI out invece lui dice alla nostra DAW o al sequencer quale note deve registrare, deve suonare, deve memorizzare, quali parametri in tempo reale mentre li muoviamo vengono registrati con un'automazione nella nostra DAW. E MIDI through invece è un ponte di uscita per collegare a sua volta un altro sintetizzatore vintage oppure anche un nostro sintetizzatore moderno, insomma. Ma adesso la cosa più comune che troviamo è questa, come del Minilog XD e nella maggior parte dei nostri sintetizzatori, vi faccio vedere, abbiamo soltanto un MIDI out, un MIDI in e questa ingresso e uscita contemporaneamente MIDI, in questo caso USB. Quindi la cosa è un po' diversa, hanno tolto il true perché comunque in questi modelli di fascia bassa, diciamo medio-bassa, si risparmia nel prezzo, non è sempre indispensabile perché come vedete i vari collegamenti potrebbe non servire o servire soltanto in casi particolari. Poi nei sintetizzatori di alta fascia, in questo caso non è un'altra fascia, questa è come la Behringer RD 9, però ecco, è uguale la connessione, in questo caso anche nella RD 9 della Behringer, perché gli altri sintetizzatori li ho tutti incastrati nello studio, mi sarebbe stato difficile staccarli, farvelo vedere. Abbiamo invece il MIDI in, il MIDI out, il MIDI through e ingresso uscita USB e appunto nei sintetizzatori di alta fascia questo trasmette anche informazioni audio, quindi è anche scheda audio come ad esempio il System 8, come ad esempio il Mod X8 o il Juno X, che vi lascio sopra il video in descrizione della recensione, che fanno anche da scheda audio, quindi l'USB ha una doppia funzione. Allora, la prima cosa semplice è dover collegare questa macchina al vostro computer, nulla di più semplice, lo conoscete tutti, prendete un cavo USB, lo collegate appunto al nostro sintetizzatore e appunto lo attaccate al computer, rileva come una normale periferica e all'interno poi lo usate per appunto registrare le vostre performance o quello che volete. Ma ci potrebbe essere anche la possibilità che magari avete tutti gli ingressi USB pieni e dovete avere la necessità appunto di collegarlo via MIDI in modo classico. Il protocollo MIDI funziona normalmente su 16 canali MIDI, dall'1 al 16. Ogni canale viene attribuito un suono oppure un sintetizzatore diverso e qui viaggiano tutti i 16 canali MIDI in ingresso e in uscita nel cavo USB, quindi se questo sintetizzatore fosse multiparti, ovvero avesse più parti con più canali divisi per mettere più suoni, come ad esempio il Virus KC, questo in questo caso non è multiparte, suona un suono alla volta e quindi un canale MIDI, un suono, un sintetizzatore, e nel caso avessimo sintetizzatore come il Virus KC o altri in commercio che sono multiparti, ogni parte un canale MIDI un suono diverso, quindi suonando insieme avrete delle tracce divise
sostanzialmente, e funziona tutto con un solo cavo, quindi molto comodo, e per questo sono passati a questo sistema estremamente comodo. Ma se aveste tutti gli ingressi e uscite impegnate, dovete collegarlo via MIDI. Molto semplice, ci vogliono due cavi MIDI. Basta collegare MIDI out, ovvero l'uscita del vostro sintetizzatore, e questo va sull'ingresso della vostra interfaccia MIDI della scheda audio, o interfaccia MIDI se ne avete una. Il MIDI in, che andrà ovviamente sull'uscita, qui poi arriva in ingresso, la vostra interfaccia MIDI, ovviamente per poter pilotare eventualmente con la vostra DAW o con la master key esterna. Nel caso però abbiate un sintetizzatore vintage, si collega allo stesso modo, ma se ad esempio, poi posso portare un esempio, non avete un'interfaccia MIDI, quindi è questo il problema, potete collegare via USB questo qua e magari comprarvi questa interfaccia MIDI. L'ho trovata su Amazon, vi lascio il link in descrizione, costa soltanto 10 euro, non ci credevo, l'ho presa, funziona, funziona. Quindi andate a collegare il MIDI in e il MIDI out, e qua lo andrete a collegare al vostro computer nell'ingresso USB, e funziona tutto perfettamente. Si possono fare diversi collegamenti di diverse situazioni. In questo caso potreste andare con MIDI True, MIDI True e MIDI ponte praticamente, e andarlo anche a collegare ad esempio al MIDI in del nostro Korg, quindi senza collegarlo via USB. Magari avete un solo ingresso USB libero, avete una sola interfaccia MIDI, potrete fare questo collegamento. Ad esempio in questo caso questa tastiera è una master, quindi comanda, andrà a suonare il vostro Vinylox XD, che ovviamente non avendo appunto l'out collegato può soltanto ricevere. Può succedere anche il contrario, ad esempio nel caso voi non abbiate una interfaccia MIDI, potreste ad esempio utilizzare lui come interfaccia MIDI. Come si fa? Andiamo a collegare normalmente come fareste adesso il MIDI USB appunto del nostro MIDI Log XD sul computer, e poi prendete un MIDI out del MIDI Log XD e lo andate a mettere su MIDI in del sintetizzatore vintage che ha o che hanno soltanto questi ingressi. Concetto che appunto in questo caso vale anche per questo tipo di dispositivi che hanno MIDI in, MIDI out, MIDI true, quindi potete fare diverse cose. Ovviamente ogni dispositivo vintage ha un'uscita MIDI True, e la MIDI True può essere collegata a sua volta a catena fino ad altri 14 synth vintage, quindi i MIDI True. Quindi avrete 16 sintetizzatori collegati in sequenza, cui a ognuno nella macchina dovete impostare un canale MIDI diverso, e ovviamente all'interno della vostra DAW ogni canale MIDI corrisponde a un sintetizzatore e a un suono del sintetizzatore, e quindi potete mandare tutto in sincronizzazione serenamente e lavorare. Ad esempio, se io volessi collegare queste tre macchine senza interfaccia MIDI, potrei fare in questo modo, ovvero qui lo colleghiamo via USB, non c'è alcun tipo di problemi, quindi stiamo parlando con un solo ingresso USB, perché molto spesso magari siamo portatili con un solo ingresso USB, quindi bisogna capire come collegare tutta questa roba. Questo lo mandate al computer, ok? Questo punto il MIDI out, ok, il MIDI out lo andate a mettere sul MIDI in del vostro sintetizzatore, poi ovviamente il MIDI true, che è il MIDI ponte, lo andiamo a prendere e lo andiamo a inserire nel MIDI in della nostra batteria elettronica. Quindi tutti i tre dispositivi sono collegati insieme. Il primo della catena, che in questo caso è il Korg Mini Log, riesce a comandare sia il Juno Alpha 1 che la batteria elettronica. Ma il Juno Alpha 1, avendo il MIDI ponte pronto, suonando qua, riesce a controllare anche la RD9, ma non riuscirà a controllare ovviamente il nostro Vinylog XD. Quindi ad esempio in questo caso ho fatto un collegamento senza interfaccia MIDI. Ovviamente avendo un'interfaccia MIDI si potrebbe collegare anche in un altro modo. Vediamo se ci arrivate. Questa è l'interfaccia MIDI, la collega al computer, MIDI out, MIDI in sul nostro Juno Alpha 1,
MIDI True Ponte che va sul MIDI In della nostra batteria elettronica, MIDI Ponte alla fine della catena mettiamo MIDI In lui, che è un collegamento corretto. Ovviamente se avete delle domande a questo tutorial molto veloce, e spero di essere stato chiaro, lasciatelo sotto nei commenti, cercherò di rispondere il più chiaramente possibile. Nella vostra DAW dovete, quando aprite il canale MIDI, dovete dirgli quale interfaccia MIDI USB è collegata, e a quel punto in quell'interfaccia MIDI voi potete dire quale canale MIDI dovete andare a selezionare, perché ogni canale MIDI sarà un suono, un sintetizzatore diverso. In questo caso, se utilizziamo queste macchine come interfaccia MIDI, ad esempio perché hanno l'ingresso USB MIDI, però contemporaneamente può uscire in out anche in modo tradizionale dal MIDI in MIDI out, il canale principale lo impostate qua, gli altri canali che non suoneranno lì usciranno da di qua e andranno sugli altri sintetizzatori che voi impostate diversi canali, quindi potreste anche utilizzare lui come interfaccia MIDI. Nel mio caso non l'ho collegata al computer, ma ho queste patch esterne che sono un prolungamento degli ingressi e uscite del computer, dove c'è il prolungamento dell'interfaccia MIDI da un ingresso USB dove io collego il mio sintetizzatore, ma è come collegarlo direttamente al computer. Bene, se vi è piaciuto il video mettete un like sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire, ragazzi? Ciao a tutti e ci vediamo presto.